Siamo stati qua invitati dal professore Arnone, io sono l'avvocato Cinque Mani, su richiesta dell'Associazione Tartassati per la costituzione in giudizio per una class action nei confronti dell'ATO AG Agrigento contro Girgenti Acque. Riteniamo che la questione dell'acqua sia una questione che è legata al diritto della salute, al diritto costituzionalmente garantito, e quindi riteniamo che ci siano i presupposti al fine di potersi difendere da parte dei cittadini. Ecco perché assieme al professor Arnone vogliamo portare avanti questa Costituzione, consentendo a tutti i cittadini che in questi giorni vedono che le utenze sono chiuse e addirittura stamattina leggevo sul giornale che a Licata hanno chiuso delle fontane pubbliche, quindi l'accesso a un bene primario che è quello dell'acqua. Quindi tuteliamo i diritti dei cittadini e tuteliamo gli interessi dei consumatori. È una class action che consente ad un gruppo numerosissimo di consumatori e utenti, che poi daranno ovviamente mandato ad un'associazione di consumatori, che nel caso specifico è quella dei Tartassati, di poter ricorrere al TAR, al Tribunale Amministrativo Regionale, affinché si accerti quella che è la responsabilità di una irregolare funzione amministrativa. Ma in questo caso noi crediamo che ci siano proprio i presupposti, li stiamo valutando, ma effettivamente sono abbastanza concreti, in merito ad una violazione degli obblighi delle carte, dei servizi che sono state confermate appunto dal Consiglio di Amministrazione. Sarà permesso appunto ai cittadini, agli utenti, a tutti coloro che ritengono lesi concretamente, direttamente i loro interessi diffusi, di poter azionare questa grande azione, questo risarcimento, questo ricorso collettivo con un deposito del ricorso appunto presso il Tribunale Amministrativo. La notizia con la quale l'onorevole Caputo, nel partecipare alla conferenza stampa di promozione della class action contro il distacco delle prese dell'acqua a Favara per fatti sociali che interessano il meno ambiente, le persone che non possono pagare perché vessate da una tassazione eccessiva, viene accompagnata da un'interrogazione parlamentare e soprattutto da una richiesta di atto ispettivo, non contro ma a favore dei cittadini, per verificare se la società di Girgenti Acque nella sua azione complessiva, all'erogazione dell'acqua, stia mantenendo il principio della costituzionalità che riguarda l'interesse pubblico a fronte del diritto dei cittadini ad avere l'acqua e che è un bene pubblico. Siamo qui a sostenere la iniziativa forte del nostro prestigioso candidato al Senato, il professor Annone, che assieme ad altri suoi collaboratori, altri militanti e professionisti di questa città, ma anche dell'Agrigentino, si sono impegnati in una grande battaglia a tutela dei diritti dei cittadini, specialmente quelli più bisognosi, e nei confronti di una società che oggi, da qui a Gela, sta creando grandissimi problemi. Noi ci siamo sempre schierati per il principio che l'acqua deve restare pubblica e non essere affidata a servizi privati, perché poi le conseguenze sono quelle che stiamo vivendo e che stiamo contrastando. È un'iniziativa forte quella del professor Annone, del comitato che lui ha creato, la sua class action, le sue iniziative saranno da noi sostenute sia in Parlamento regionale sia in Parlamento nazionale. Al Senato, col professor Arnone abbiamo già concordato un'interrogazione parlamentare, una mozione per impegnare la società a interrompere qualunque tipo di vessazione. Stiamo lavorando perché l'acqua torni a essere di pubblico servizio.